Mega Luigi's Mansion 2, let's go! Treno in partenza, vai! Questo filmato non lo skip invece, perché è molto importante. Diamo un'occhiata. Sì, chissà che cosa vedremo mai. Dio. Mario? Vabbè, tanto lo sapevano tutti, quindi vabbè. Mario! Adesso mi devo ricordare come si zoom. Allora, si zoom così, ok. E boh, sono ovunque. Scommetto che sanno dove si trova l'ultimo frammento di luna scura. Ma non mi dire. Aspetta. Questo. È il modellino di un treno. Chissà cosa hanno in mente quei teppisti. Quella deve essere la sala della ferrovia. Devi raggiungerla e salvare tuo fratello. Quello non è un po' normale. Sarà... Che diamine! Rebu! Il figlio di puttana per eccellenza! Ha preso Mario! Vabbè, lo sapevamo. Di nuovo! Vabbè, lo sapevamo già. Vabbè. Mamma mia. La prima volta che l'ho visto mi sono spaventato di brutto a 9 anni, eh. Eccoci, cortile interno. E mettiamo sto coso. Rotore improvvisato che poteva darci anche la fabbrica di orologi. Perché non ce l'ha dato anche lì? Non lo so, però vabbè. Ah, sì, me lo ricordo sto pezzo. Ma intanto chiudiamo da Doblò qui. E aspiriamo l'aria. Ciao, spaccone! Come stai? Sto per prenderti... Sto per prenderti e basta. Volevi? Bene, adesso rilevati e vai! Dov'era il boom? Non me lo ricordo per niente. Ah no, aspetta, me lo ricordo invece. Eccoci qua, mettiamo il libro invece, non possiamo, chissà perché. Vero? Sarà forse perché c'è forse un figlio di puttana fra i libri. Sto pezzo l'hanno fatto meglio qui, eh. Posso dirlo, prima lui c'era tutto quanto secco qua. Eccolo il figlio di puttana per eccellenza. Un simpatico super poltergeist. Ma potenziato. Super infatti, ha detto. E non fare così Luigi, che mi fai perdere tempo, madonna. In caos paranormale non oso immaginare. No. Ma di sicuro non avrebbe fatto come Charlie all'incontro di Adamo. Permesso. Che c'è? Inquietante. Che c'è? No. Volevi. Tiè. Tiò. Tiè. Tiè proprio. Tiè. Allora. Ma prima di andare dal tizio al telescopio, voglio che fai. Ecco esatto sta cosa. Ah no, no, non era così. Come se... Ah no, no. Sale egizia. Ah sì, è vero, prima dobbiamo mettere il fuoco. Ok, no, niente, come ho detto, facciamo prima la battaglia boss, non importa. Questa è difficile. La ricordi? Sì. Ok, adesso togli. Io mi sono sempre chiesto comunque come fa a spawnarti direttamente qui. Adesso, devi stare attento alle stelle che usa. Appena ti attacca, devi stare attento alla stella quella che brilla. Questa. Eccolo, vai, vai, vai! Uno, dos, tres. Ok, ora. Tocca a te. Vai. Allora. Alternati, dai. Vai, parte bombe ora. Mazza, ho già tutte queste bombe. Ammazza, non me ne ricordavo subito così tanto. Che ti aspettavi che ne avessero messo solo 2 bombe? Solo 3, a dire il vero. No. Forse perché abbiamo aspirato tanta vita, forse per quello. Ah no, adesso le 3 bombe, ok. No. Vai, ora lascia. Lancia. Aspetta, perché... A volte quando lascia la stella scappa subito. Sì, aspetta appena. Vai. Ok, vai, vai, veloce, veloce, veloce. Ora tre come avevi detto tu. Sì, occhio. Vai, 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 vai. Uno. On no. The track! Benissimo! Sì. Yeah! Stata facilissima, no? Libro che prenderemo tra poco perché prima vorrei fare una certa cosa. Vabbè, accendiamo sto coso. Pikmin. Riferimento a Pikmin. E riferimento anche a Luigi's Mansion 1 perché usciamo. Ma come ha fatto a cadere Luigi? Fa presente. Vieni a me.
Oh, finalmente ti stai un po' più allenando con il gioco PC, eh? Tanto abbiamo preso tutte le gemme, no? Sì. Ok, allora, sta stanza è un po' difficilotta. Allora. Oh. Ma ora ci sono gli occultini. Occultini e ninjasmi, la peggior cosa mai fatta in Luigi's Mansion. Ok, è uno. Bisogna fare così per con questi, bisogna giocare da astuzia. Lo so. Ok, ora ultimo. No, non minacciare il martello. Mi stava lanciando un martello, sto. Vabbè. Dicevo, mi stava lanciando un martello, sto figlio di brutta donna. Bene, fine. Bene. Ora, prima di tutto, soldi. Bene. E poi qua, ruota binario. Il treno delle 12:44 diretto ad Albano Laziale è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Fermi tutte le stazioni. Molto bene. Che carino sto trenino, eh? Posso dirlo? Sì. Ho sempre trovato molto carino. Anch'io. Va bene, ora scendiamo giù. Beh, un bel passaggio in treno, che sarà mai, no? No, fratello? Più di quello che... E invece... Che c'hai? Hai visto Godzilla? Non ho capito. Vabbè, tutte le gemme prese, sì. Fantastico! Scendiamo dal treno. Ora qua c'è qualcosa, eh? Non credo. Qui? No, ma vedi comunque qua. Vabbè, finiamo il livello. Mario! Vabbè. Dai, siamo finiti in un posto molto strano. Dai, sbrighiamoci che poi mi sa che ci metteremo anche un po' per farlo sto livello, quindi. Tanto in questa missione mi sa che non si prendono soldi, no? No. No, devi soltanto sconfiggere il Bu. Esatto. Quando ti tagliamo Bullosso. 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 Sì, aspetta. Una sfida. Qual è l'ultimo palloncino che scoppia? No, è quello rosso, peccato. Sono scoppiati entrambi. Boom! Sta cercando qualcuno? 5 boom, mannaggia. Che faccia poco convincente, mamma mia. Non sarò un re, ma sono comunque gigante. Talmente gigante che ti ridurrò in polpette. Eccolo qua, vai! Bulosso! Ora, schiantati subito per cortesia. Bene, andiamo al centro. Oddio, sta battaglia, che brutti ricordi. Vai! Ora, dammi... I cuori non me ne fregano subito, basta che mi dai subito la lingua, vai. Bravo. Mi devo sbrigare. No, cavolo. No, 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 no! Vai, ok. Dio. Ok. Per un pelo. Per un pelo di culo. 4. Appena un buo attacca così io mi allontano subito. Come un codardo. 5, mamma mia, 5 buo abbiamo fatto. 2, 3, 4 e 5. Vai. 5 buo la prima rana. No, è tanta roba. Vai, attaccami. Vai al centro, please. Ok. Stordito. Stordito a puntino. Dai. No, mancato. Sono un coglione. Dai. Vai, schiantati contro il treno. Bene. L'importante è che sbatte la testa, poi. Ok, per un pelo, vai. Questo tu sei vicino, quindi. Vai. Due. No! Quanti siamo? No, ho perso 2. Questa mi sa che non ce la faccio. 3? No, 4. È l'ultimo, cioè? Sì, sì, l'ultimo. Allora. Vai, facciamolo bene, facciamolo bene. Dai, che sta missione è andata benissimo. Sei! Pochissimo tempo, mamma mia! No damage! Mamma mia!
Che culo! Eh? Ora che ci penso, quando hai detto di polpette, mi hai fatto proprio ripensare Zomom che dice... Che ce ne importa di lui? Ora che sono libero, voglio ridurre Eggman in polpette! dai Luigi, mamma mia, sta run è andata benissimo! Più delle volte che è andata benissimo! Tutte le volte che abbiamo fallito, abbiamo messo troppo tempo. Sì, 2 minuti! Mamma mia!